Ho visto un'intervista di recente con un tizio che si chiama Ross Finman ed è quello che segue la parte di AR, realtà aumentata, in Niantic o Niantic, o chiamata come cazzo vi pare a voi, che è quella società che fa i Pokémon Go. Avete presente il gioco, no, del Pokémon Go? Molto interessante. Perché in generale ci si ferma a vedere sti giochini come con la parte di cazzeggio, la parte divertente, sì, magari fanno anche un pacco di grano, ma non ci si ferma a vedere quello che c'è dietro. E quello che c'è dietro ho trovato molto di ispirazione per comprendere il futuro della realtà aumentata. Vi do alcuni dati. Anzitutto, sta società ha una competenza forte di mappe, proprio mappe. Il CEO arriva da Keyhole, che era stata comprata da Google, che poi ha fatto tutta la transizione in Google Earth e Google Mappe, per cui loro hanno una base proprio di conoscenze, di impostazione, di visione del mondo molto legata alla geografia. Perché uno dice la geografia? Perché tu, per creare una realtà aumentata, prima devi comprendere la realtà. E quello che stanno facendo in sostanza è creare un sistema operativo dove loro mappano tutta la realtà. Prendete, non so, l'Italia, fanno un clone, no, dell'Italia, un clone digitale, un fratello digitale dell'Italia. E una volta che hai quello, tu sei in grado di aumentare il singolo oggetto perché sai che cos'è. Cioè, devi capire che quella lì è una telecamera, questo qui è un montemagno, questo è un anello. Cioè, ogni oggetto devi sapere che cos'è e devi anche sapere qual è il suo contesto, per cui il cosiddetto concetto di spatial technology, cioè tecnologia spaziale, non spaziale nello spazio, ma spaziale nel senso che in base allo spazio in cui è un oggetto cambia la sua reazione. Se tu hai un Pokémon banalmente dentro un ristorante o dentro a una palestra, cambia la sua reazione. Ovviamente questo parte dalla necessità del videogame, ma poi questo sistema cosiddetto di AR Cloud, realtà aumentata in cloud, di fatto dà la possibilità a te che sviluppi, capito, la tua app di realtà aumentata nel settore del calcio, di agganciarti a tutte queste descrizioni che sono già state fatte, a tutte queste mappe. Allora diventa troppo più interessante perché, capito, è come avere un GPS. Tu a quel punto c'hai tutte le informazioni e lì si tratta solo di infilare un'app giusta, nuova, interessante. Non appena sarà finita tutta questa mappatura, ci sono tante cose che puoi fare. Già oggi ne vedi alcune, cioè l'idea di questi pop-up stadium dove in sostanza tu riunisci 10.000 persone in un unico posto unite, no, dal fatto che vanno a cercare il Pokémon, a quel punto, sai, cambia proprio il livello di esperienza che puoi organizzare, no? È come se organizzi uno stadio di persone in un certo posto che dura per un'ora e poi sparisce. Oppure un'altra cosa interessante che diceva il tipo è la possibilità di abbonarti a dei canali aumentati. Allora immaginiamo che uno sia un appassionato di ping pong, non so, mi è venuto in mente così, di ping pong, ci avete presente quello sport? Ne ho sentito parlare anch'io, quindi facciamo questo esempio, che mi sembra un esempio nuovo, diverso, originale. Se tu sei un appassionato di ping pong, ti alzi la mattina e dici: io il mondo lo voglio vedere tutto pieno di palline e racchettine, perché magari sei un pazzo furioso così. Fantastico. A quel punto tu non fai altro che switchare, capito? Abbonarti al canale aumentato di ping pong e ovunque tu guardi c'è ste cazzo di palline e racchette dappertutto e godi come un riccio. A un altro gli piacciono i gatti, a un altro gli piacciono i cani, allora c'è cagnolini dappertutto e cacchettine di cagnolini dappertutto e magari la tua giornata è più felice, cioè la tua lente di ingrandimento, che non è un'altra realtà finta immaginaria, no, è proprio la tua realtà di tutti i giorni, ma pitturata con la tua lente di ingrandimento aumentata. Una volta che hai tutte le mappe al posto giusto, una cagatina così diventa una cosa fattibile che cambia proprio la tua percezione, come ti comporti, come vivi la realtà. È molto interessante per me entrare sempre nel merito delle frasi. Realtà aumentata, che vuol dire? No, vuol dire questo. Dietro l'infrastruttura qual è? Peraltro, Niantic sviluppa un sacco di roba, per dire, loro sviluppano il anti-cheating software per il GPS, per evitare il cosiddetto spoofing del GPS, no? Che uno fa finta di essere in una location o un'altra. Sono molto avanti perché sono già obbligati a farlo per i fatti loro. Quello stesso tipo di tecnologia poi torna utile anche a un'altra applicazione. Non ne ho la più pallida idea di quando sarà un prodotto di massa, però ad oggi si stanno mettendo le basi. Ad oggi l'attenzione è ancora sulla tecnologia. Ah, vedi quelli che fanno la roba di AR. Domani, magari già dal prossimo anno, magari tra 6 mesi, magari tra 5 anni, invece l'attenzione sarà tutta spostata sui prodotti. La tecnologia diventerà sempre più invisibile, ma c'è, capito? Perché sono state messe le basi per questo tutto l'ecosistemone. E a quel punto l'attenzione è solo sul prodotto. Il primo prodotto che imbrocca un uso massivo che non sia un videogame, a quel punto porterà la realtà aumentata nella nostra vita di tutti i giorni. Amen.